Nelle prime ore della mattinata odierna, i carabinieri del comando provinciale di Catanzaro hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia nei confronti di 19 soggetti ritenuti responsabili di associazioni di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, estorsione e corruzione. Si tratta di una complessa attività condotta dai carabinieri del gruppo di Lamezia Terme, incentrata sulle attività poste in essere dalla cosca Bagalà. Si tratta di un'articolazione territoriale dell''ndrangheta operante da oltre 30 anni nei comuni in particolare di Nocera Terinese e Falerna, dunque lungo tutta la fascia tirrenica della provincia di Catanzaro. L'indagine nel suo complesso ha consentito per l'appunto di documentare gli interessi del sodalizio criminale investigato, in particolare per l'acquisizione del controllo e della gestione delle attività economiche di quel territorio, soprattutto nel settore turistico-alberghiero, nonché documentare anche la capacità di interferire a proprio vantaggio sull'esito delle elezioni comunali. Sono infatti state ricostruite le connivenze della Cosca con esponenti delle amministrazioni comunali, in particolare di Falerna e Nocera Terinese.